dopo il video sui Sekebon e il Nissin, i bicchieroni praticamente del preparato, scusate la voce ma sono completamente afona oggi, volevo fare quest'altro test, diciamo, con due prodotti italiani. Questo qui l'avevo trovato ieri al supermercato, ma non sapevo che anche la Buitoni avesse fatto i noodles. I Sekebon e i Mama. I Mama acquistati sempre a un Asian Market, quindi mini market asiatici. Non ci sono scritte cinesi perché sono distribuiti in tutto il mondo e sono thailandesi. Presumo chiaramente, quindi molto più orientali magari dei Buitoni. Tutti e tre di pollo e vediamo che sapore hanno. Non vi faccio vedere come si preparano perché chiaramente già lo sapete, vedete su questo video che vi lascio appunto qui, in cui vi spiego come si preparano questi piatti già pronti. Sono tutte e tre monoporzione. Nei noodles della Buitoni troviamo un sacchettino, una bustina con l'insaporitore, presumo al sapore di pollo chiaramente. Idem nei Sekebon, ce n'è uno solo sempre con delle polveri. E nel Mama invece abbiamo tre bustine. Li vado a preparare. Eccoli qui, li ho messi dentro le loro ciotoline. Ho aperto le bustine. Qui abbiamo quello delle Buitoni, qui ce ne sono tre ed è olio di palma e aglio, quindi certo non è il massimo. Peperoncino, che però non metterò visto che gli altri due non sono piccanti. E poi qui abbiamo un altro insaporitore. Sto scrivendo su questo foglietto tutte le varie mie prime impressioni, che poi vi ridirò. Faccio vedere il brodo della Buitoni, molto chiaro, Mama, quindi quello thailandese, e questo è il Sekebon. Molto più scuro. Ma vado con l'assaggio, ci vediamo tra poco con le mie, diciamo, valutazioni. Questo video l'avrei dovuto girare tantissimo tempo fa, infatti nelle preview di alcuni altri video questo video già c'era, lo so, perdonatemi, ma veramente mettermi qui davanti adesso mi sta diventando sempre più difficile mettermi davanti alla telecamera. Comunque, vi dico le mie impressioni riguardanti questi tre prodotti, quindi, anche perché io queste bustine stanno girando per casa da valigie, case varie, penso che per sbaglio le ho anche portate a Berlino quando sono stata in vacanza. Vi parlo appunto di questi, le mie impressioni che ho avuto sui Mama, su i Sekebon e i noodles, come si chiamano qua, i Buitoni. Allora, vi dico le mie impressioni che riguardano appunto questi tre prodotti. Ve le leggo perché così almeno poi magari metto delle immagini. Allora, per quanto riguarda il Sekebon, ha un sapore molto più deciso di quello dei Buitoni e sa, obiettivamente sa di pollo, quindi abbastanza buono, diciamo, si sa di dado, però è buono. Invece per quanto riguarda il Mama, ha un fortissimo sapore d'aglio, tant'è vero che ha proprio la bustina che contiene l'aglio e l'olio di palma, quindi potete immaginare, ed è leggermente piccante. Ricordate bene che ho tolto la bustina di piccante proprio perché nelle altre, insomma, non erano pepate, quindi l'ho evitata di aggiungere. Però diciamo che anche l'odore delle bustine è molto molto speziato, a differenza che quello dei Buitoni per esempio è delicatissimo. Se tu vai ad annusare, le bustine sono delicatissime, e per esempio invece per quanto riguarda il Sekebon l'ho riscontrato leggermente acre, però non speziato speziato come nel Mama. Invece il Buitoni, il sapore del brodino eccetera, delicato, e complessivamente è delicato tutto, non ti resta quel sapore, come dire, dici wow,
questo sì che è mangiare all'orientale. No, non è così, perché con i buitoni obiettivamente è molto, mi è sembrato, ecco, molto delicato. Poi un'altra cosa, il fatto che ti invogliano, questo qui insomma, vi ripeto, l'ho comprato svariato tempo fa, tipo aprile potrebbe essere, aprile, no, prima dell'estate comunque, non so se avranno cambiato il packaging, però 6 minuti in padella c'è scritto qui. E sinceramente, se tu vuoi comprare un qualcosa di da mangiare subito, 6 minuti sono tantissimi, al fronte degli altri che sono 3 minuti, e qua c'è appunto scritto 3 minuti, e poi in padella, quindi vuol dire che devi sporcare la padella, devi sporcare un qualcosa che deve girare la padella, poi magari anche un piatto se non vuoi mangiare direttamente sulla padella. No, il gusto pollo è delicatissimo, veramente tanto delicato, non mi è piaciuto per niente, non che non mi è piaciuto perché era delicato, non sapeva di niente. Per quanto riguarda il Sakebon invece, essendo un qualcosa comunque italiano, si avvicina molto ai gusti, parlo io per la mia esperienza perché ho un'ampia esperienza sui preparati orientali, ha un sapore che si avvicina molto di più a quelli orientali. Chiaramente sappiate che gli orientali utilizzano tantissime spezie, tantissimo aglio, quindi chiaramente molti di voi che mi diranno veramente no, perché quelle cinesi sanno d'aglio, sì, ok, però si avvicina molto di più questo che questo a questo, capito? Questa diciamo è la mia teoria, nel senso, se li trovate i Sakebon, prendeteli, in buitoni ve li sconsiglio perché non sanno assolutamente di niente. Questi sono un pochino più buoni di quelli nel barattolone che non mi sono piaciuti. Comunque vi lascio anche il video, dopo insomma ve lo potete cliccare, potete vedere quello sui barattoloni. Scusate, ci ho messo una vita a fare questa recensione, però that's it. Tai Tien!